Ciao mamma, qui il tempo vola, c'è un bel sole e sento il profumo del mare nell'aria. Mentre dormo faccio un sacco di sogni e sembrano non finire mai. Sono tutti carini con me, ma mi dicono che ancora non posso tornare a casa e non capisco perché. Non ho ancora finito l'ultimo libro. E così nelle lunghe attese immagino il finale che spero. Non ci sarò per la finale di pallavolo. Ci tenevo tanto. Ma so che la partita decisiva la sto giocando qui. E mi sento pronta a scendere in campo. Eccoci qua, sono Gastone Grasso Terragni, lavoro in Edison, ho 28 anni e sono veramente, veramente emozionato e un po' scosso dopo questo video. Emozionato perché è un messaggio forte, onorato perché mi fa piacere far parte di questa community che vuole sostenere Angelica. E soprattutto mi sento un po' impreparato dopo tutta questa importanza della vita che viene stravolta rispetto a quello che dovrò fare in questo speech. Infatti devo ringraziare Matteo Sola per avermi invitato, mi ha chiesto di parlare di community, anche se lui è il maestro. E io cercherò di farlo nel migliore dei modi, nonostante, come vi dicevo, ci sono cose molto più importanti del mio speech, come cercare di aiutare Angelica. Per questo vorrei ricordarvi che l'obiettivo di questo evento è aiutare la raccolta fondi per Angelica. Chi è Angelica? Angelica è la sorella di Carmelo Abate, che ha lavorato nel team marketing di Talent Garden per tanto tempo. E sua sorella ha solo 18 anni e da febbraio si trova a vivere un percorso strano. Infatti ha incontrato un rarissimo tumore cerebrale. Le sue condizioni sono veramente critiche oggi e questa raccolta fondi ha l'obiettivo di permetterle l'accesso a due delicatissimi interventi di neurochirurgia in Germania. Per questo vi chiedo di donare, se potete, di condividere questa campagna di raccolta fondi con i vostri cari, con il vostro network, con i vostri conoscenti, con le vostre community, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Instagram, perché ogni piccola cifra, ogni somma farà la differenza. Se avete domande o dubbi, informazioni sulle condizioni di Angelica, invece vi invito a consultare la campagna di GoFundMe, linkata nel sito Maratona per Angelica, che metto anche, che riporto qui in chat. Tanto saluto Andrea che si è unito a me e ora condivido la presentazione. Oggi parliamo di community, community power è il titolo perché le comunità sono una potenza. Andre, mi senti bene? Ok, sono una potenza. E io l'ho espressa nella potenza delle comunità, inteso come le persone. Oggi parlerò anche un po' della mia esperienza in Edison, quindi quelle che vedete sono quelle che fanno parte della Young Community, un gruppo di 140 ragazze di cui vi parlerò successivamente, e che insieme facciamo qualcosa di più di un gruppo di persone, perché è veramente una community, come dice il nome stesso della parola. Volevo partire cercando di definire un po' che cosa significa community, ma devo dire che è una definizione difficile, una definizione complicata, perché quando si parla di comunità non si può riuscire a trovare delle definizioni. Stiamo parlando di community piccole, community grandi, community fisiche, community digitali. È molto ampio e vario come termine.
Quello che secondo me però lo rappresenta di più è un termine che riporta un po' all'antica Grecia. Io, che ho un background filosofico, sono sempre un po' appassionato dall'etimologia delle parole, ed è la biocenosi, scusate. Ovvero biocenosi, vita in comune, vita insieme, cioè fare cose insieme, che secondo me è una delle cose più interessanti che si possono fare nella nostra vita. Umana, cioè vivere insieme al resto del mondo che ci circonda, non solo nel nostro individuo, nel nostro io, ma con gli altri. Prima di iniziare, mi presento velocissimamente, cercherò di non rubare tanto tempo su questo punto, anche se io sono un chiacchierone. E come vedete, cerco sempre di essere anche abbastanza empatico, quindi oltre al mio nome, che è molto lungo e complicato, Gastone Grasso Terragni, vi chiederei, se avete domande, dubbi, volete contattarmi in futuro, di utilizzare il nickname Gas. Nella vita faccio employer branding, Young Generation in Edison, che è un'attività che ha un nome complicatissimo per dire una cosa semplice, cioè mi occupo di giovani, mi occupo del loro orientamento, della loro formazione, del loro inserimento in azienda, del loro sviluppo professionale. E naturalmente tutto questo ha delle ricadute sul brand Edison in termini di nuove generazioni e occupazione del lavoro. Partendo un po' nel mio racconto, io sono di Como, come potete vedere da questo bellissimo lago che è qui rappresentato, e ogni giorno faccio avanti e indietro tra Como e Milano e dove mi devono spedire per fare delle attività. Però noi comaschi siamo sempre molto affezionati al nostro bellissimo lago. E ho fatto il liceo scientifico che potete vedere, dove sono stato rappresentante di istituto, dove ho iniziato veramente a capire il confronto con gli altri. Fino alle medie, diciamo, non c'era questa cosa. Quando entri in un liceo grande come quello di Como, di 1300-1400 persone, veramente scopri cosa vuol dire confrontarsi con gli altri, vivere con gli altri, cercare anche di avere un'idea, una missione, un obiettivo che possa rappresentare la comunità. All'interno di questo liceo avevamo la parte linguistica, la parte scientifica, quindi c'erano anche delle diverse realtà, delle diverse finalità educative, eppure abbiamo fatto tante attività insieme. Io mi ricordo bene le giornate della creatività, l'occupazione che abbiamo fatto, quindi si trovano dei modi per riuscire a vivere uno spazio condiviso, perché anche questo è molto importante per creare una community, avere un luogo fisico dove potersi ritrovare, che sia un luogo fisico digitale o come può essere il nostro computer, o che sia un luogo fisico come può essere la nostra scuola. Ho finito il liceo scientifico e durante quegli anni lavoravo in teatro. Teatro che è una community molto bella, cioè noi stiamo parlando di community, e la scuola è la prima vera community al di fuori della nostra famiglia. Il teatro invece è proprio una community un po' più eterogenea, perché va dal posto fisico dove si va a lavorare, quindi dagli operatori di quello che per me è stato il Teatro Sociale di Como, a una visione un po' più ampia, cioè della community degli artisti, che va al di là del tempo e dello spazio, che tocca dal Giappone al Brasile, ma che tocca dalla contemporaneità al passato, fino dalle musiche tribali, passando per Mozart, gli Underworld e tutti i gusti che vi piacciono. Questo mi ha permesso naturalmente di guadagnare qualche piccolo soldo, soldi che sono aumentati grazie anche a lavorare al McDonald's che ho fatto durante il liceo. E devo dire che anche se il McDonald's è sempre molto screditato, io lo uso quando faccio le mie attività di alternanza scuola-lavoro per parlare di come bisogna impegnarsi da giovani, mettersi le mani in pasta per diventare indipendenti, e quindi il McDonald's per me è stato questo, perché è stata la mia prima leva di indipendenza economica, perché mi dava più uno stipendio un po' più sostanziale rispetto a quello del teatro. Qui voglio dirlo come leva di comunità inclusiva. Nessuno ci pensa, ma al McDonald's lavorano tantissime, tantissime persone differenti con storie diverse, magari con storie anche di difficoltà. Io avevo un team fortissimo con un ecuadoriano, un indiano, un turco, e ancora oggi siamo in buoni rapporti perché stare lì a fare qualcosa insieme, anche se non era qualcosa di grandioso, perché a me piace fare gli hamburger, però non era qualcosa di che cambiavamo il mondo in senso positivo, però fare insieme qualcosa avvicina. Ed è una cosa che porto sempre dietro volentieri, questa mia esperienza che è durata un annetto. E che mi ha dato la possibilità poi di girare il mondo, perché alla fine del liceo ho fatto un anno sabbatico e ho deciso di viaggiare. Ho fatto qualche mese a New York, dove ho fatto sempre piccoli lavoretti come barista.
a Londra. La scusa naturalmente in famiglia era di imparare l'inglese, però la vera motivazione dietro era quella di cercare di vivere, di scoprire, di vedere la comunità più estesa che abbiamo, cioè il pianeta Terra, cioè il nostro mondo. E volevo scoprire le persone, volevo scoprire i posti, volevo scoprire le culture, che poi vedremo sono fondamentali per tutto questo lavoro di scoperta di se stessi all'interno di un gruppo. Questi due dovreste riconoscerli perché fanno parte di un dipinto molto famoso e rappresentano un po' quello che è stato il mio percorso una volta ritornato in Italia, una volta ritornato dal mio viaggio che si è concluso con il Cammino di Santiago, ed è stata la scelta di inserirsi in un percorso come quello di filosofia. Questo perché? Perché io ho sempre avuto tante domande, ho sempre avuto tanti dubbi, non ho mai saputo che cosa fare se non attraverso il confronto con gli altri. Per decidere generalmente devo ascoltare tantissimo e devo domandare tantissimo. E per questo ho deciso di affidarmi a quello che secondo me era il percorso di studi che metteva più domande e più riflessioni, quindi quello di filosofia. E sono stati 3 anni all'Università Statale di Milano veramente intensi e veramente formativi per quanto riguarda lo studio. Di certo, quello che posso dire è che filosofia è una materia dove la community si va a creare in maniera un po' differente dalle altre, perché c'è tanto, tanto studio individuale, poi tanto naturalmente confronto e ragionamento, ma questa parte di lettura crea un rapporto a due. E già a due potrebbe esserci una community? Non lo so, ve lo lascio a voi questa domanda perché anche io non sono riuscito ad avere una risposta. Durante gli studi universitari ho avuto la fortuna di iniziare ad affacciarmi a quella che è una comunità che è più locale, come avevo fatto al liceo scientifico, cioè, sono iniziato a partecipare a delle realtà come la radio di Como, dove abbiamo fatto degli interventi su quello che stavamo sviluppando in quel periodo con l'associazione che vedete che è Allineamenti, dove facevamo serate di condivisione, dove aggregavamo persone che non si conoscevano ma che avevano un interesse in comune. E vedete qui che l'interesse in comune sarà fondamentale per la costituzione delle community. Noi avevamo l'interesse di condividere l'arte, la pittura, il disegno, la lettura, la musica. E lo facevamo con tutti quelli che avevano questo stesso spirito, questa stessa missione. Nella vita però bisogna anche riuscire a trovare fonti di sostentamento, quindi ho deciso di fare un master in International Human Resource che poi mi ha portato alla mia professione, quindi in Employer Branding and Young Generation in Edison, ma che prima ha visto un passaggio in G Group, dove ho fatto il mio stage formativo in una piccola società che si chiama Intu, dove mi occupavo di outplacement, aiutavo le persone a trovare lavoro. Poi sono passato in Edison, dove vi ho già raccontato che lavoro con le scuole, le medie, superiori, università, master, scuole di alta formazione, le persone all'interno dell'azienda che andremo a vedere più avanti, come vi ho fatto vedere i ragazzi, e ho avuto la fortuna di entrare nella community di Tag. Oggi sono qui. Grazie al fatto che l'anno scorso, non qualche anno fa, l'anno scorso ho fatto un master al Talent Garden nella digitalizzazione dei processi di people management, tipo quindi tutta la parte legata alla digitalizzazione delle risorse umane all'interno delle grandi organizzazioni, e sono entrato a far parte di quel favoloso mondo che è Talent Garden e devo dire che ho scoperto veramente una community di persone che è motivata dal animare un pochino questo mondo in una versione un po' più contemporanea, dalla digitalizzazione all'empatia, al rapporto con le persone, a proprio stravolgere alcuni paradigmi che nelle organizzazioni sono abbastanza stressati, come la gerarchia, il formalismo. E devo dire che sono molto felice di farne parte e ringrazio ancora tutte le persone che hanno coinvolto. Io adesso ne conosco pochi, Alessandro Rimassa, Alessandro Braga, Ivano Masiero, Marco Dussin, Matteo Malatesta, il mitico Matteo Sola, che mi hanno fatto partecipare, che mi fanno sentire parte di questa community con cui collaboriamo anche con Edison. Questo spirito di allineamenti, quindi di creare associazionismo e lavorare per la comunità, è rimasto in me e quindi magari ne parleremo un pochino anche più avanti, perché faccio parte di Yezzers, che è una startup, se si può dire, delle due generazioni, la Y e la Z, delle nuove generazioni che vogliono rappresentare le nuove generazioni in un contesto politico.
E questo devo dire mi appassiona perché, come potete capire, la cosa pubblica, la politica, la relazione sono degli aspetti fondamentali dove le nostre generazioni hanno sempre fatto un po' fatica a incidere. E in questo momento c'è questo anche allontanamento da un punto di vista valoriale di interesse. Quello che cerchiamo di fare con gli Ezers è invece proprio far emergere quelli che sono i valori, i capisaldi delle nostre generazioni e metterli su un piano un pochino più sociopolitico. Do due note anche personali. Da un anno sono sposato felicemente, anzi felicemente sposato, e a ottobre diventerò pure un buon papà. Speriamo buono, non si sa. Di cosa parliamo oggi? Di community. E voglio prendere questa prima frase di Tim Sander per raccontare un attimo che cosa abbiamo capito. Cioè, io ho sentito tanto parlare nella mia vita di oro, l'oro giallo, poi ho sentito parlare dell'oro nero, il petrolio. L'oro blu, l'acqua, l'oro verde, la sostenibilità, la natura. Ma io penso che l'oro non abbia colore, penso che l'oro sia proprio quello che siamo noi, le persone. E Tim Sander lo rappresenta bene in questa frase, Your network is your net worth, che proprio vuol dire questo, tieni a cura le persone. Noi HR dobbiamo riuscire a fare questo compito, noi abbiamo questa missione di tenere in conto le persone e riuscire a considerarle tutte. Che è una grande difficoltà. Ora voglio fare tre esempi di community prima di partire da quello concreto che è quello che porto oggi, che è quello della Young Community di Edison. La prima community è questa. Non so che cosa vedete, a me piace citare Stefano Mancuso che parte sempre con i suoi workshop facendo vedere una serie di immagini, una scimmia, un uomo, una giraffa, un bosco. E i suoi studenti a questa immagine dicono sempre che non c'è niente. E lui fa ricordare, ricorda sempre che invece non è niente. La natura, il bosco, le piante sono parte della nostra vita. Non è che se non c'è un'immagine in primo piano non abbiamo questo sfondo dietro. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che facciamo parte della prima community della Terra, cioè l'ecosistema naturale di cui facciamo parte. Poi io non sono un esperto di ecologia, non sono esperto di piante, quindi non voglio andare a fare grandi massimi sistemi su questo argomento. Vi consiglio magari di andarvi a vedere La nazione delle piante di Stefano Mancuso e approfondire il tema, ma quello che in sintesi voglio ricordarvi è che le piante vivono proprio come se fossero in una community. Vedono, sentono, si parlano, ricordano. Hanno una gerarchia anche un pochino diversa dalla nostra. Immaginate, voi tagliate il 90% di una pianta, la pianta rimane viva. Voi disboscate una parte del bosco e quell'altra parte riesce a far riemergere la community. Provate a fare questa cosa nel mondo animale e vedete cosa succede. Quindi anche il fatto di riuscire a vedere nella natura una gerarchia debole, perché non c'è un centro di comando, ma portare comunque ad avere una community forte è un tema molto interessante che noi esseri umani dovremmo approfondire e sviluppare, in quanto pensiamo sempre alle community come un gruppo di persone organizzate da qualcun altro. C'è sempre un riferimento, c'è sempre un centro di comando, un'organizzazione. La natura ci insegna che questo non è vero. E voglio passare a un'altra community che forse è un po' forse quella più riconoscibile, riconosciuta da un punto di vista umana, che è stata quella grande rivoluzione culturale che ha investito gli anni 60, che è la cultura degli hippie. Anche qui naturalmente riusciamo a vedere subito in maniera visiva quelli che sono i tratti di questa community, come le piante parlano, comunicano. E hanno questo insieme di regole che le fa stare insieme, la stessa cosa capitava in questa cultura. Anche qui non c'era un centro di comando, ma era una comunità orizzontale, incentrata su un'età, naturalmente, perché stiamo parlando di un gruppo di universitari, non ricordo che il movimento hippie è nato a Berkeley, incentrati su dei valori che erano differenti da quelli precedenti. Naturalmente avevano regole, il modo di vestirsi, avevano rituali, la musica, avevano valori che li univano come comunità, tutta la parte sulla diversity, tutta la parte sulla natura. E devo dire che questa è stata una community che ha innovato.
E quindi una cosa che volevo dirvi delle community, oltre che la prima era sulla natura, quindi che non c'è bisogno di un centro di comando per fare una community. La seconda è le community innovano, le community creano innovazione, creano nuovi trend. Andiamo a vedere un'altra forma di community che conoscete tutti, forse è quella più importante, perché all'inizio della nostra vita tutti cresciamo in un contesto familiare. Ed è un po' quella che viene rappresentata dal mondo animale, la famiglia. Qua vediamo un gruppo di elefanti, ma potevo mettere una foto di una famiglia umana, cambiava poco. Qui le caratteristiche sono la vicinanza fisica, la protezione dei più deboli, dai quando si è cuccioli a quando si è vecchi, la trasmissione di quelli che sono i valori, i riti, i saperi di quella piccola parte di mondo. Quindi l'altra cosa che volevo far sottolineare delle community con questa immagine è che le community hanno un principio fondamentale, che è quello della collaborazione. Non esiste una community se all'interno dei propri elementi non collaborano. E quindi dopo l'innovazione, il centro del potere, la collaborazione, andiamo all'ultima parte legata alle community, che è forse quella che viviamo oggi, quella che viviamo negli ultimi 15 anni, social network, social media. Vedete YouTube, Instagram, Facebook, ce ne sono veramente tantissime. Qui la rivoluzione è che non c'è più uno spazio fisico, non siamo più in un mondo di vicinanza fisica, ma siamo in un mondo di vicinanza di interesse, di valore, di passione. Quindi le cose più alte messe da vicino, che poi portano a delle scoperte, perché se il mondo della vicinanza fisica porta a un certo tipo di dovere nei confronti della propria community, la vicinanza in termini di valori, di interessi, di passioni, come può essere quella dei social, cambia completamente il paradigma. Infatti è molto meno obbligata, molto meno dovuta. La community sociale è, diciamo, da coltivare. Ed è questa cosa è fondamentale da ricordare anche per quanto riguarda le community in azienda. Andiamo un attimo a ricapitolare quello che vi ho detto finora con una bellissima immagine di Into the Wild, uno che ha capito soltanto alla fine del suo proprio percorso di quanto fosse importante la condivisione all'interno di un gruppo. Lui che dal suo gruppo, quello familiare, era scappato, dal suo gruppo universitario era emarginato, ha dovuto vivere la sua vita in solitaria e muoversi in solitaria per riuscire a comprendere il valore della community, cioè il valore della condivisione. La sua frase celebre è proprio fatto: se non è condiviso, non è reale. E le prime caratteristiche della community, infatti, sono proprio il fatto di condividere, collaborare e innovare. Dei punti di vista che abbiamo visto sulle tre immagini che vi ho fatto vedere delle community umane. Laddove abbiamo visto la condivisione, cioè i social network hanno creato questa parola del condividere, le nuove idee, i suggerimenti, le informazioni, tutta questa condivisione ci ha portato all'azione, al fare come, al fare più veloce, al fare più efficiente, perché noi abbiamo tutte le informazioni che vogliamo già all'interno della nostra community ed è più veloce, più facile adottare delle soluzioni. Abbiamo visto nell'esempio della famiglia degli elefanti la collaborazione, cioè la community all'interno di su meccanismi di relazione fa crescere attraverso la relazione le persone, sia individualmente sia come gruppo stesso. E per farvi un esempio sul mondo umano, la collaborazione nella community aiuta generalmente a magari a trovare un lavoro. Network di network di network si arriva a una persona che porta a un nuovo lavoro. Abbiamo visto come nel gruppo degli hippie la community riesce a sradicare quella che è una cultura dominante all'interno del mondo, quindi a portare innovazione, perché tanti, tanti punti di vista, tanti punti di arrivo su un tema possono portare a una trasformazione del sapere verso nuovi orizzonti. Ma questo avviene
Anche grazie all'identificazione, perché all'interno del gruppo noi riusciamo a rafforzare la nostra identità, a scoprirci, ma anche a sentirci parte. E quando succede queste cose, di sicuro aumenta la nostra motivazione all'agire, al condividere, al collaborare. Quindi, come potete vedere, la community ha qualcosa di circolare, qualcosa che ritorna sempre su se stessa. E naturalmente, tutte queste informazioni, quindi la condivisione, la collaborazione, l'identificazione, portano sempre all'apprendimento. Io ora, prima di passare al caso specifico, volevo chiudere dicendo che abbiamo più o meno capito che le community sono un gruppo. Io poi ho messo di persone col punto di domanda perché abbiamo visto che non è soltanto una questione di essere viventi o no, di essere persone, esseri umani o animali, ma anche tutto per quanto riguarda il mondo vegetale, che hanno elementi comuni, che hanno qualcosa di vita insieme. Poi che siano da un punto di vista spaziale, fisico, da un punto di vista di età, da un punto di vista di linguistico, di interessi, di obiettivi. Questo poi è soltanto un esempio dello stesso principio, cioè un gruppo di persone che vivono insieme. Ora vi vado a parlare velocissimamente di quello che è il nostro caso in azienda. Noi abbiamo un programma ormai da 12 anni che vuole preparare i manager di domani, cioè vuole formare le persone che entrano in Edison che non hanno esperienza professionale. E si chiama Edison Young Community. Il nome non è abbastanza semplice da comprendere, no? La comunità dei giovani di Edison. E di che cosa parliamo? Parliamo di un gruppo di persone che esce dall'università con poca esperienza professionale, e che quindi ha una fascia di età tra i 23 e i 30 anni. E in questo momento all'interno dell'azienda ci sono 140 persone con una presenza femminile al 40%. All'interno di questo percorso, i ragazzi hanno un programma già definito, quindi loro entrano e sanno cosa succederà per i loro successivi 3 anni. Il che naturalmente aiuta a incanalare in un percorso delle persone che escono dal mondo dell'università, magari in difficoltà da un punto di vista di orientamento lavorativo. E quindi noi quello che facciamo proprio è ideare un percorso che aiuti il loro sviluppo, la loro formazione, ma soprattutto, considerato il gruppo Edison 5.000 persone, tantissimi business, una realtà multinazionale, aiutino a socializzare e ad avere consapevolezza di dove si ritrovano. Abbiamo un percorso formativo molto forte che si sviluppa attraverso dall'onboarding dal primo giorno, naturalmente alle competenze economics, di energia, competenze digitali, linguistiche e tutte legate alle soft skills. Abbiamo poi tutti i percorsi che riguardano un po' il mondo più moderno, quindi l'imprenditorialità. Durante questi 3 anni con cui le persone stanno insieme a noi, abbiamo una tutorship dedicata, quindi c'è una figura di riferimento che è a loro disposizione per la loro crescita, il loro sviluppo e momenti di confronto sulla loro carriera, oltre che degli assessment fatti con degli psicologi esterni per mappare il loro percorso di crescita all'interno dell'azienda. Qui vi ho riportato la scheda della formazione che diamo a tutti i nuovi colleghi, e come potete vedere, ho una formazione che parte il primo giorno attraverso la scoperta dell'azienda, attraverso dei giochi, attraverso la scoperta della direzione, che si sviluppa in tutto il percorso formativo sulle competenze soft e le competenze hard. Ci sono questi due momenti di assessment per fare un attimo un check rispetto a dove si sta andando e dove si sta crescendo e cosa bisogna fare da un punto di vista di formazione per riuscire ad avvicinarsi al modello manageriale. E abbiamo delle attività di socializzazione, di interazione, come possono essere gli aperitivi, come possono essere degli incontri in azienda dove parliamo di energia e non solo, dove facciamo sviluppo dell'imprenditorialità attraverso dei laboratori, dei percorsi di project work e naturalmente le competenze hard, come vi ho detto prima, linguistica e informatica. Come si fa a mantenere ingaggiata una community a distanza? Questo è il tema probabilmente centrale che avete vissuto durante l'emergenza coronavirus, ma che è un trend che sta cambiando il mondo. Nato, come abbiamo visto, dai social, perché i social hanno creato queste community a distanza, date dai forum precedentemente e poi sviluppate in quelli che sono i gruppi di comunicazione rispetto a un tema, un argomento, a un valore.
Noi come abbiamo fatto? Noi ci siamo ritrovati per la prima volta in grande difficoltà perché tutto quello che vi ho raccontato finora era fisico. I corsi di formazione erano fisici, gli aperitivi erano fisici, i momenti di sviluppo erano fisici, cioè riuscivamo a mantenere ingaggiata la community perché eravamo lì, ci toccavamo, ci sentivamo. L'emergenza Covid naturalmente ci ha portato a una riflessione, ci ha portato a una serie di progetti e di iniziative che ora vi vado a illustrare, che ci hanno fatto cambiare un po' il paradigma. Il primo è stato proprio il desiderio e la voglia di riuscire a stare insieme anche in questo periodo di emergenza. La nostra community era formata da ragazzi che vivevano da soli, con i loro coinquilini, con i loro amici, con i loro compagni di università, e da un momento all'altro si sono trovati a dover vivere la loro casa 24 ore. Alcuni sono tornati nelle loro famiglie, tornati a vivere con i loro genitori, cosa che non capitava da anni, e quindi si sono trovati in un momento di difficoltà, di cambio. Altri si sono trovati invece a vivere da soli in spazi molto piccoli. Noi quindi la prima cosa che abbiamo cercato di fare è farli stare insieme di nuovo. Abbiamo utilizzato le loro competenze, i loro interessi attraverso una serie di speech che ho fatto io o di survey che abbiamo realizzato per riuscire a capire quali erano i loro argomenti, quali erano le cose che volevano sviluppare. E quindi abbiamo creato una community digitale su Teams dove ci condividiamo documenti, consigli, informazioni, registriamo gli eventi che abbiamo fatto. E fate conto che in questi 2 mesi ne abbiamo portati avanti 46. I temi sono stati veramente trasversali, perché siamo partiti da temi più legati al nostro business energetico, ma abbiamo fatto sessioni di meditazione, come potete vedere nella foto sotto, abbiamo fatto aperitivi sulla salute e la sicurezza, abbiamo fatto aperitivi sui giochi, un po', anche un po' nerd come la centrale elettrica o robe un po' più divertenti. Abbiamo parlato del cambiamento climatico, dell'innovazione tecnologica, abbiamo invitato esterni e persone interne all'azienda, ma non della community. Quindi un altro tema molto interessante che vi lascio come approfondimento è quando una community è chiusa in se stessa, quando una community si apre al dialogo. Un altro progetto molto interessante che abbiamo fatto proprio sulle community è stata quella di unire le due community aziendali presenti, quella della Young Community, che è quella che apre e fa nascere il percorso da un punto di vista professionale per i giovani professionisti, e quella dei seniores. I seniores sono tutte quelle persone che hanno più di 30 anni di esperienza aziendale all'interno di Edison e che è una community che si prolunga anche al di là del rapporto professionale. Quando si giunge all'età della pensione, si rimane all'interno di una community. Che è questa bellissima realtà dove poi si fanno eventi, si fanno incontri. E noi abbiamo chiesto a queste due community di unirsi, di cercare di incontrarsi e di favorire dei meccanismi naturalmente di contaminazione, dove abbiamo cercato di avvicinare alle competenze digitali senior, facendoli scoprire Teams, facendoli scoprire le videoconversazioni, facendo vedere tutti quelli che sono gli strumenti innovativi messi a disposizione per affrontare al meglio l'emergenza. E dall'altra parte, naturalmente, i signori sono messi a disposizione questo loro bagaglio molto importante di esperienze e competenze da trasmettere alle nuove generazioni. Infatti, uno degli obiettivi da cui siamo partiti era sì, favoriamo alcune competenze, lo scambio di tecniche attitudinali manageriali, con competenze informatiche, ma soprattutto cerchiamo di scambiarci quali sono i nostri valori, la nostra cultura aziendale, attraverso un semplice confronto su che cos'è per te il lavoro, che cos'è per te la missione all'interno del mondo del lavoro, com'è il tuo rapporto con il tuo responsabile. Qual è l'obiettivo per cui tu vieni a lavorare? L'ultimo progetto che vi voglio raccontare, che abbiamo portato avanti durante questa quarantena, durante questa emergenza che ci ha portato a cercare di vivere come una community digitale, come una community sempre presente anche quando non ci si vede, è stato questo progetto che abbiamo chiamato EPIC, Empowerment Program Young Community, che ha cercato proprio di aumentare il senso di appartenenza, di partecipazione alle iniziative che l'azienda faceva per stimolare la Young Community e stimolare l'azienda attraverso la proattività dei giovani. Quello che hanno fatto un gruppo di ragazzi volontariamente è stato proprio cercare di favorire la diffusione dei comportamenti che abbiamo indicato come virtuosi, quindi la partecipazione, l'entusiasmo, i consigli, alla vita aziendale, per creare un percorso che tutti i giovani all'interno della Young Community potessero fare.
Al fine di renderla più ingaggiante, l'abbiamo fatta in modalità gaming e con una dashboard personale che ti fa vedere quanti punti stai guadagnando. Infatti c'è questo meccanismo di incentivazione che una volta che hai raccolto un tot di punti, hai a disposizione dei premi come percorsi di formazione, visita all'estero, un master. E naturalmente il tutto è stato fatto su una piattaforma digitale e le cose fondamentali che abbiamo fatto sono state identificare alcune figure all'interno della community che abbiamo chiamato REPIC, come se fossero i rappresentanti dell'istituto del liceo che hanno il compito di portare la voce degli studenti al dirigente scolastico, come facciamo gli EZOS che cerchiamo di dare voce alla nostra generazione. I REPIC sono quelle persone che devono fare un po' da community manager, cioè ascoltare i partecipanti, la community, e poi portare le loro istanze a noi HR per cercare di modificare e cambiare il percorso da questi due punti di vista. Da un punto, il primo punto è quello dall'alto, naturalmente, dell'azienda che vuole allenare alcune competenze, che vuole sviluppare determinati comportamenti, che vuole arrivare a determinati obiettivi. Dall'altra parte, quello dal basso, degli user, dei partecipanti a questa community, che ti dicono: ma io questa cosa la vivo così. Questo non lo sento che va bene, cerchiamo di renderlo più trasparente, cerchiamo di renderlo più aperto, comunichiamolo a tutti, cerchiamo di far capire che cosa è necessario. Abbiamo stilato infatti una lista che va centinaia e centinaia di attività. Io prima ho parlato del cercare lavoro. Guardate, il punto 20, inserimento candidato presentato in azienda. Cioè vuol dire che adesso i giovani dell'azienda possono presentare dei candidati per le selezioni che abbiamo aperte e guadagnare punti nel caso questi vengano presi dopo il processo di selezione. E gli chiediamo di essere del digital sherpa, cioè di aiutare le persone con i sistemi aziendali quando hanno qualche difficoltà, qualche problema, di partecipare ai corsi di formazione. Guardate, ve lo faccio vedere in maniera velocissima con un video, così non parlo più tanto. Sono oltre 140 i giovani coinvolti in 3 anni di formazione, sviluppo e socializzazione. Anche al tempo dell'emergenza, la Young Community di Edison non si ferma. Con l'energia e la passione che la contraddistingue, la Young Community si è trasformata per adattarsi al momento che stiamo vivendo, remotizzando il percorso e rendendosi protagonisti. Nascono così gli Young Community Meetup, appuntamenti quotidiani su Teams per continuare a stare insieme, a formarsi e sviluppare nuove competenze, condividendo la vita professionale in confinamento. La generazione della Young Community è quella dei cosiddetti millennials, i nativi digitali. Per loro il passaggio dal fisico al digitale è stata una cosa immediata. I meetup sono suddivisi in Young Community Talks, Edison Talks, Young Community Informa, Apri Young, Coffee Chat. Il palinsesto dei meetup è un mix di proposte davvero interessanti e per questo verrà reso disponibile a tutta l'azienda fin da oggi. Ciao a tutti, io sono Giulia e ho dato una mano per organizzare gli aperitivi digitali all'interno dei nostri Young Community Meetup. Ciao a tutti, mi chiamo Simone Pascura e lavoro nell'esercizio della direzione Termoelettrica. Io sono Carlotta. Sono Adriano. Io ho parlato del termoelettrico insieme al mio collega e alla testimonianza di un capo centrale, descrivendo un po' come ci si sta organizzando all'interno delle centrali termoelettriche e analizzando un po' come è cambiato il mercato elettrico in Italia. Insieme abbiamo riflettuto sui cigni neri, eventi rari, estremi di grande impatto che causano una profonda deviazione dalla normalità, un profondo cambiamento. Del confinamento parigino vi ho raccontato il Venture Capital, chi è Idinvest Partners e come abbiamo affrontato questo momento di emergenza. Un grande successo di partecipazione, una maggior consapevolezza del proprio ruolo e l'attivazione di un circolo virtuoso di contenuti e consigli. Un modo per disegnare un futuro nuovo per la formazione in azienda. Con il Young Community Meetup inauguriamo una nuova stagione per l'azienda, dove sperimentiamo il networking digitale. Guardate i nostri meetup sulla internet. Ecco qui, arriviamo un po' alle conclusioni di questo mio discorso sulle community e vi dico un po' quello che ho imparato io personalmente, cioè senza dover dare delle lezioni o dei consigli. Questo è proprio il mio punto di vista che ho vissuto in questi 3 anni all'interno dell'azienda. Prima di tutto ci vuole qualcuno che faccia il ruolo del community manager, ci vuole proprio qualcuno
che al di là che le piante riescono a farlo da solo, noi esseri umani abbiamo bisogno di una persona che sia, sappia ascoltare, che sappia essere paziente e disponibile, che sappia rapportarsi in maniera empatica nei panni degli altri con chi fa parte di questa community. Abbiamo bisogno di una persona che sia una persona energetica, attiva e che faccia attivare, che quindi riesca a interagire, ispirare, rendere utile la partecipazione alla community. La seconda cosa che voglio dirvi è che la community non può essere imposta. Le persone lo sentono se ne fanno parte. Sentono se ne vogliono fare parte. E se lo sentono sono naturalmente più attivi. Io vi ho detto che siamo in 140 all'interno della Young Community di Edison. Quello è il numero delle persone iscritte al percorso. Poi il numero effettivo delle persone che partecipano all'iniziativa è quelli che lo sentono. Quindi quando a un meetup siamo in 25, in 30, in 40, in 50, quello è la parte che si sente coinvolta, che si sente coinvolta in quel momento. Naturalmente non tutti i contenuti piacciono a tutta la community, perché quando si vanno su community trasversali questo è importante, però un numero di minimo, di massa critica va sempre tenuto, se no non sei una community a mio parere. Cioè è sempre fondamentale poter considerare presente l'altro, nel senso qualcuno che è diverso da noi da un punto di vista valoriale, che riesca a creare il confronto, a creare quell'innovazione di cui abbiamo parlato, a creare quella condivisione che è un arricchimento personale per gli altri. Quindi a quel portare qualcosa che aiuti gli altri a crescere e alla comunità stessa a crescere come una comunità, perché ci sono tanti punti di vista. E questo è possibile soltanto se c'è una buona massa critica. Di sicuro è fondamentale avere una piattaforma, uno spazio, che sia fisico, come avere un'associazione, un centro sportivo, o che sia digitale, come può essere il Teams, lo Slack di turno, è di vitale importanza per tenere tutto archiviato, tutti i documenti, la condivisione, il saper di andare lì e trovare qualcosa. Comunità digitale e fisica, a mio parere, hanno la stessa fatica. Cioè, ho sentito che con le community digitali è molto più facile, basta aprire un canale e si è creata una community, basta aprire un blog e si è creata una community, un forum si è creata una community. Non è assolutamente così. Ha la stessa fatica, perché non dobbiamo, e qua mi collego un po' alla parte dei numeri. Cioè, è vero, tutti adesso dicono che il mondo è data driven, che bisogna continuare a guardare le statistiche, gli analytics per capire da che parte va il mondo, per capire cosa è giusto e sbagliato. Sono d'accordo, noi dobbiamo guardare i numeri, ma bisogna anche saperli leggere senza stressarli, perché una community non è fatta da quante persone. Più grande la community, più persone ci sono, più importante la community. La community è fatta da quelle persone che la vivono, che la sentono, e al di là dei numeri. Quindi non pensate che non sia faticoso coinvolgere, che non sia faticoso relazionarsi in un mondo digitale. È vero che il digitale permette una democratizzazione dei contenuti, della partecipazione ad alcune attività, come commentare su Facebook, tutti riescono e tutti possono, ma non è assolutamente vero che semplicemente postando qualcosa su Facebook abbiamo creato una community e tutti sono lì a partecipare. Quindi bisogna stare attenti a scegliere i contenuti. Quello che dico è che bisogna lavorare, questo è il lavoro, un po' come quando si fa un post su LinkedIn, e quindi quello che suggerisco è vero di mettere contenuti costanti, ma di prepararsi un palinsesto dove da una parte ci sono dei contenuti che sono utili, che la comunità può usare, che possono essere del loro apprendimento immediato e concreto, da una parte mettere dei contenuti che ispirino la comunità a crescere, a guardare oltre, ad avere visione, e dall'altra parte dei contenuti che siano divertenti, dei contenuti che magari c'entrano un pochino meno col core della community, ma che li faccia sentire un po' più liberi poi nel partecipare, nel sentire questa atmosfera di stare a casa. E naturalmente è fondamentale per far questo lo storytelling, cioè riuscire nel proprio racconto a essere accattivanti, a essere convincenti, a essere catturati. Naturalmente cercare di essere user-oriented, cioè ascoltare la community. E per far questo la parte del divertente, la parte del
dell'informale fondamentale, noi lo utilizziamo tanto con gli Apre Young, cercando di stare insieme, di conoscerci, cercandoci dei feedback molto informali. Quello che è veramente difficile, ma che vi invito sempre a fare, è di cercare di tenere tutti sulla stessa barca. Perché quando sei una community si vede sempre quello che spinge, che dà dei consigli, che vuole aggiungere qualcosa, vuole innovare, quello che non ha letto i documenti, quello che li ha già letti tutti e ne vuole qualcun altro. E cercare di tenere tutti sulla stessa barca, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista digitale, è fondamentale per non perdere poi parte della community in un ritmo vorticoso di velocità. Quindi cercare di adattare la velocità ai momenti e ai periodi e in base ai contenuti che stiamo emettendo. In un momento come quello dell'emergenza Covid, noi siamo andati molto veloci perché avevamo visto che c'era l'attenzione della community a partecipare spesso e in maniera attiva. Per esempio, da settembre abbiamo già deciso insieme ai ragazzi che gli eventi saranno uno ogni due settimane, proprio perché si immagina che, ritornando un pochino a quello stato fisico di lavoro, la community si vada a ricreare attraverso il pranzo insieme in mensa, attraverso il caffè in corridoio, la sigaretta durante la pausa pranzo, e non ci sia più bisogno di questa socializzazione così ossessiva e spinta come era quello nel mondo digitale. L'altra questione che mi preme sottolineare è che questo vale per l'aziendale: la community non è proprio come un team, un gruppo di lavoro, perché la community si basa sui propri argomenti, sui propri valori, sulle proprie motivazioni. Il gruppo, il team di lavoro, purtroppo ha dei doveri da portare avanti, anche quelli che non gli piacciono. La community, come vi dicevo, va sentita, non è imposta, quindi non ha un dovere. La community viaggia soltanto su quello che gli interessa, appena sul proprio obiettivo, e quindi proprio su questo obiettivo mi vorrei focalizzare per darvi dei takeaway da portare a casa, che sono poi i miei consigli per riuscire a creare una community. La prima è sapere qual è il nostro obiettivo, qual è la missione della community che vogliamo costituire, qual è la missione del gruppo, delle persone di cui facciamo parte. Questo deve essere chiaro e condiviso. Dobbiamo ricordare anche che non c'è un'unica strada, perché il mondo cambia molto velocemente, quindi anche questa missione, questo obiettivo che abbiamo, anche se è chiaro, come il nostro, della formazione e dello sviluppo dei nostri ragazzi, deve riuscire a saper cambiare strada e aggiornarsi in base al periodo. Quindi noi abbiamo trasformato tutti i nostri corsi in digitale, abbiamo inventato dei nuovi format all'interno dell'emergenza, abbiamo creato questa dashboard digitale proprio per cercare di mantenere l'obiettivo ben chiaro, quello della formazione e dello sviluppo delle persone, utilizzando metodologie e strade diverse che possono continuamente ricambiare. Ricordarsi sempre che una community è un gruppo sicuro dove imparare, cioè noi quando siamo in una community siamo in una famiglia, dove si collabora, si sperimenta, si prova, e quindi si ha la possibilità di innovare. Quello che ci portiamo a casa riuscendo a fare queste attività è di sicuro un senso di appartenenza che porta a engagement e motivazione, che porta a una comunicazione sia all'interno che all'esterno molto forte. Noi quando facciamo dei post della Young Community contiamo su 140 ambassador che spingono e rafforzano e danno verità e concretezza al nostro messaggio, che fanno vedere che quello che abbiamo fatto è vero, perché è stato condiviso sui social. Quello che succede è anche creare una cultura. Non so se avete visto o avete sentito quando raccontavo del progetto di trasmissione, di contaminazione del sapere tra i senior e gli junior, le community permettono di vivere come nel mondo naturale, senza un centro di comando, perché una community basata su un obiettivo chiaro, una mission chiara, non è più una community basata su un'unica persona, ma sulla rete, sul suo obiettivo, sulla cultura che vuole portare avanti. E questo è l'esempio lampante delle aziende. Cioè Edison non finirà quando andranno via l'amministratore delegato, il direttore del marketing, il direttore commerciale, il direttore del gas, perché se sarà creata una cultura di lavoro, degli obiettivi, dello stile valoriale dell'azienda, che continuerà anche con le persone che verranno dopo. L'ultima cosa che volevo dire da un punto di vista di HR, di formazione, di sviluppo, è che stare in una community è una cosa consigliata a tutti gli individui,
anche se ci sono i nostri super Trump come quello di Into the Wild che vivono per cercare il proprio senso individuale, una community aiuta e allena tantissime competenze. Io ne ho citate tre: l'adattabilità, la collaborazione e la creatività, che sono le tre delle cinque soft skills più richieste nel 2019 dal mondo del lavoro secondo LinkedIn. E l'abbiamo già visto questo, tutto quello che riguarda la condivisione, la collaborazione, l'innovazione, la capacità di cambiare strada durante il percorso, sono tutte delle soft skills che si allenano all'interno di una comunità. E basta, io avrei finito, quindi l'unica cosa che posso fare, sono stato anche nei tempi incredibilmente, è quello di darvi un po' uno strumento su cui iniziare a lavorare per pensare alla vostra community, di darvi questo strumento che è un model Canva, un Canva sulle community, che secondo me è molto 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 interessante. Ve lo spiego velocissimamente: ci sono questi tre settori, azzurrino, rossino e verdino, anche se sono daltonico spero di averli azzeccati. Nella parte azzurrina, come potete capire, c'è tutta la parte che riguarda l'identità. Che cos'è questa community? Chi siamo? Che cosa vogliamo fare? Qual è la nostra missione? Qual è il nostro obiettivo? In che cosa crediamo? Tutta la parte quindi dell'identità della community. Noi ci fondiamo su questo e questa è la nostra condizione di esistenza. Tutta la parte rossa, invece, tutta la parte legata al ma che cosa succede, che cosa accade dentro la community. Qual è la nostra esperienza? Che cos'è valore per noi? Che cosa stiamo trasmettendo? Quindi qua ci sono tutte le regole, i ruoli, i rituali, quello che condividiamo come esperienza. Chi selezioniamo per entrare? Io prima vi ho parlato della Young Community. Nella Young Community entrano tutte le persone neolaureate fino a 3 anni di esperienza. Chi esce? Quelli che hanno fatto 3 anni di esperienza all'interno del percorso. Cioè abbiamo definito delle regole di chi entra e chi esce nella community. Abbiamo stabilito delle attività, dei rituali, gli aperitivi, dei ruoli, i repic. E poi c'è tutta la parte sotto in verdino, che è la parte della struttura. La struttura naturalmente serve a l'organizzazione, serve a vivere nel tempo. Quali sono i finanziamenti? Quali dati bisogna analizzare? In quali canali e piattaforme viviamo, sopravviviamo come community? Dove ci muoviamo? Chi sono i responsabili di questa community? Come è organizzata? Queste sono un po' le chiavi di lettura, vi consiglio di andarvelo a guardare, è uno strumento molto utile. Io spero di non avervi annoiato in quest'ora, anche se il mio compito era molto difficile, perché mi ha chiesto di parlare di community, e devo dire che era la prima volta che facevo qualcosa del genere, nonostante ormai da 3 anni gestisco e vivo in una community come quella di Yeses, come quella di allineamenti, come quella della Edison Young Community, ma riflettere sull'essenza stessa della community è un pochino diverso. Ricordo velocissimamente qual è la finalità, perché adesso lo riandremo a vedere questo video. L'obiettivo di questo evento è aiutare la raccolta fondi di Angelica. Angelica è sorella di Carmelo Abate. Carmelo Abate è un ragazzo che ha lavorato per tanti anni nel gruppo marketing del Talent Garden. E sua sorella, Angelica, ha 18 anni, è giovanissima, e da febbraio sta lottando contro un rarissimo tumore cerebrale. Le sue condizioni sono critiche. E io sono onorato di aver contribuito a questa maratona in suo onore, che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per permetterle l'accesso a 2 delicatissimi interventi di neurochirurgia in Germania. E per questo vi chiedo di donare se potete, ma sicuramente potete condividere questa campagna sui vostri social e con tutta la vostra community. Ogni somma farà naturalmente la differenza. E vi invito, per qualunque informazione, per tenervi aggiornati sulle condizioni di Angelica, di consultare la campagna GoFundMe, che trovate sul sito maratonaperangelica.it. E con questo vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me e adesso chiudiamo andando a vedere di nuovo il video conclusivo.
Ciao mamma. Qui il tempo vola. C'è un bel sole. E sento il profumo del mare nell'aria. Mentre dormo faccio un sacco di sogni. E sembrano non finire mai. Sono tutti carini con me. Ma mi dicono che ancora non posso tornare a casa. E non capisco perché. Non ho ancora finito l'ultimo libro. E così nelle lunghe attese immagino il finale che spero. Non ci sarò per la finale di Pallavolo. Ci tenevo tanto. Ma so che la partita decisiva la sto giocando qui. E mi sento pronta a scendere in campo. Ecco qua, abbiamo finito. Io adesso vado a mangiare. Vi auguro a tutti una buonissima giornata e continuate a seguire questa maratona per Angelica, perché ci sono tantissimi interventi veramente di valore. Ve ne ho citati alcuni prima, ma qui con me all'una a fianco a me c'era Massimo Fini che faceva una cosa interessantissima sui business game. Cercheremo di andare avanti con questa iniziativa per tutta la settimana, quindi state collegati, stay tuned. Ciao a tutti. Ciao Andre, mitico, come sempre.